al duce del sultano della Ussa, nella sala da vittoria di Palazzo Venezia, dove prestavano servizio di onore i moschettieri, presente il sottosegretario per l'Africa italiana generale Teruzzi. Il fondatore dell'impero si è intrattenuto affabilmente con il sultano, che in premio della sua provata fedeltà aveva chiesto soltanto il privilegio di poterlo avvicinare, e che interprete del sentimento di quelle genti d'Ancale che con loro atteggiamento facilitarono la memorabile marcia della colonna Ruggero, conclusasi a Sardò l'11 marzo del 1936, gli ha rinnovato il suo giuramento di fedeltà all'Italia fascista. L'ospite col seguito è quindi sceso in piazza Venezia, dove unitamente al generale Teruzzi ha assistito alla marziale cerimonia del distacco della guardia.